Eccoci di nuovo con un'altra esclusiva di Cellulare Magazine. Siamo al Salone del Mobile di Milano, uno degli eventi più esclusivi del design mondiale, e Motorola per l'occasione ha scelto di presentare il Moto Razr Z8. La particolarità di questo smartphone, che sembra un telefonino, è lo schermo da 16 milioni di colori ad alta definizione. Partiamo subito con le caratteristiche tecniche. Il prototipo che abbiamo in mano, perché è un prototipo, è un tribanda che potrebbe diventare quadribanda nella versione definitiva. Sarà sicuramente UMTS e HSDPA per velocità di download fino a 3.6 megabit al secondo. Una piccola DSL. L'interfaccia utente è quella UIC 3.1, quindi monta Symbian. Come potete vedere, i menu sono molto facili ed intuitivi. Siamo ora sui messaggi, su quelli ricevuti, quelli non letti. Andiamo nella parte multimediale, molto curata, perché questo sarà un telefono multimediale. La galleria multimediale, il media player, la videocamera e per registrare. La galleria multimediale è divisa in gruppi e permette di visualizzare una piccola anteprima delle nostre foto. Potrà esserci anche l'anteprima dei video, tutte le suonerie che abbiamo a bordo. La memoria integrata è di, nel prototipo che stiamo sfogliando, è di 52 MB, ma dovrebbe diventare 90 nella versione definitiva. L'espansione di memoria è garantita dalla micro SD alloggiata in questa parte. Dovrebbe essere uno dei primi modelli di Motorola a montare le alta capacità, quindi fino a 4 giga di memoria sarà possibile implementare su questo terminale multimediale. Il processore che muove questa macchina è da 300 MHz, uno dei più veloci della categoria Symbian, e il tutto dovrebbe arrivare a giugno con un prezzo intorno ai 500 euro. Tutto il telefono è ricoperto da una parte gommata, tutto il telefono è ricoperto da una parte gommata che dà un buon feeling in mano. La fotocamera per la videochiamata è posta nella parte frontale ed è una VGA, mentre posteriormente possiamo trovare una fotocamera da 2 megapixel con uno zoom 8x e un flash di tipo LED. Nella parte laterale qui troviamo la memoria, troviamo la SIM, mentre nella parte superiore c'è la batteria, la classica batteria Motorola. L'autonomia dichiarata dal produttore americano è di 300 ore di stand-by e oltre 3 ore di conversazione. Questi sono dei prototipi, quindi non fanno molto testo. Quello che subito colpisce è sicuramente la linea. Infatti, come potete vedere, nel momento in cui il telefono è aperto è ricurva, a telefono chiuso invece torna ad essere comodamente in linea. Il microfono è alloggiato all'interno, quindi nel momento in cui si vuole conversare sarà necessario aprirlo, mentre qui c'è alloggiato l'altoparlante per il viva voce per ascoltare la musica. Tra i menu di connettività troviamo il Bluetooth, qui in versione 2, per permettere di ascoltare file multimediali anche con cuffie stereo. È uno dei Symbian più veloci della sua categoria e se tutte le caratteristiche tecniche che stiamo provando verranno rispettate al momento del lancio. Per Cellulare Magazine, Emilio Vignapiano.